dimenticate che la maggior parte dei vostri genitori ha lavorato lì, in quella discoteca. Cleopatra, che ha portato al nostro paese il turismo e quindi lavoro e soprattutto tanto benessere al nostro paese. Ma io sono convinto che i volantini non l'hanno buttato i giovani liberi, ma per me l'hanno buttati i giovani grandi. Perché un vostro film è stato buttato anche il 28 maggio del 2007. È lo stesso! È lo stesso! Lo stesso! Lo stesso! Lo stesso! Seguggio, quello gambetto, l'ha mietato un bel tubetto. Forse che è stato rinviato a giudizio e il 24 maggio scorso è stata fatta la seconda sentenza al stesso tribunale di Rossano. Proprio per il buon governo che ha fatto. E poi mi chiedo, il 24 aprile, maggio, poi mi chiedo se non è candidato, perché c'è tutto questo interesse? E va casa per casa chiedendo il voto. Qual è lo scopo? Perché c'è tutto questo interesse? I cittadini devono essere liberi di votare a chi vogliono. Il voto deve essere chiesto pubblicamente e io oggi ne approfitto per farlo in questa bellissima piazza. Quindi vi invito il 6 e il 7 maggio di andare a votare la lista numero 1, l'altra Pietra Paolo. Esprimendo ancora sempre di più. Grazie e buona serata a tutti. Che Dio ci benedica pure oggi. Grazie. Grazie. Voti. Chi ti voti? 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 Chi ti voti?
corsa ad accompagnare i nostri figli a scuola, dove mi sono resa conto che c'è molto da fare per migliorare la qualità dell'istruzione. Voglio impegnarmi per realizzare insieme ai docenti e ai responsabili dell'istituto progetti mirati per dare ai nostri ragazzi una scuola migliore, che li prepari meglio dal punto di vista dell'istruzione, all'educazione e alla preparazione per la vita. Vi chiederò a dare un aiuto alle famiglie con più figli e in difficoltà con un risparmio su ticket mensa e scuola bus. Io abito qui nel centro storico dove sono nata e ho comprato casa e ho messo su famiglia, e qui intendo continuare a vivere. Mi impegnerò affinché il nostro paese migliori sempre di più e nulla venga tolto, ad iniziare dalla guardia medica, l'infermiere che viene a fare i prelievi del sangue e dell'ufficio postale. Il nostro paese è formato soprattutto da persone anziane. Quando ci vuole, ci vuole. È composto da persone anziane che si muovono facilmente, che hanno la loro dignità e deve essere tutelata e rispettata. Cari cittadini, come dice qualcuno, per far parte di una campagna elettorale ci vuole bisogna avere una laurea. Io non ho né una laurea e nessun altro titolo di dottorato. Non ci vuole una laurea per capire che la spazzatura sta nei cassonetti a settimane. Non ci vuole una laurea per far avere uno spazio verde ai nostri bambini. Io rispetto tutti coloro che sono laureati, ma non posso venirmi a dire che chi non ha la laurea non capisce niente. Noi, da Coppia Trovalesi, dobbiamo mantenere le nostre tradizioni, i nostri prodotti tipici, le nostre feste patronali. Fare vivere per anno e anno, e no convenienze, quando si presenta il periodo elettorale e si vedono tante facce nuove che prima non se ne hanno visto poco. Ci sarebbero tante cose da dire e da citare, cito la più recente. C'è stata una grande forte nevicata, siamo stati isolati, senza corrente, senza acqua, niente telefonini. Avevamo bisogno di un aiuto materiale, oltre che morale. Ci siamo dati da fare un po' tutti. L'unica persona che si è rimboccata le maniche con scopo e pale è stato il nostro attuale vice sindaco, Giovanni Porro. E si è messo con noi a sparare la neve, si è dato da fare per risolvere il problema della luce e dell'acqua. E voi, nomi di questa nuova metropolitana, come vi definite? Dove eravate? Che state dietro i nuovi ecoway di figli, dove eravate? Dove? Ah, forse stavate preparando la campagna elettorale per questi nuovi. Bravi, bravi, bravi a tutti e due, vecchi e nuovi. Cari amici, riprendendoci bene, mi viene da ridere. Prima a Pietrapala non si vede nessuno, tranne qualcuno che si arriva un fine settimana per salutare i propri familiari. Poi, chi ne si è visto, si è visto. Ora invece no, tutti i giorni ci sono ospiti a Pietrapala, chissà perché. Cari cittadini, l'altro giorno per le vie del Parese, un collega della lista numero 2 aveva la convinzione di aver già vinto. Ma secondo me hanno fatto i conti senza l'oste. Nella vita bisogna avere coerenza, io credo di averla. Altrettanto non posso dire di chi la sera prima va a mangiare a Cucco con Luciano e la mattina si mette in lista con Nino.
sociale di andare a votare il giorno 6 e 7. Votate la lista numero 1. Della Pietra Paola Nova che mi hanno fatto l'altra sera. Bravo! Mamma mia, vi siete arrabbiati tutti! E vi ho parlato soltanto dei vestiti, cari colleghi! Voglio chiedere una cosa, è inutile gridare, è inutile. Tanto io sono a Roma, non ci arrivate a Roma le vostre grida. E poi, come si dice in Galateo, non parlare delle persone assenti. Bravo! In tempi di elezioni succedono cose strane. Lavori, non lavori, e perché non lavori? Lavori e lavori troppo. Faccio l'umile l'autista e molte volte vado ad aiutare mio padre in campagna, oppure il mio suocero, molte volte. E poi una cosa la voglio dire, cari cittadini. E non tutti possiamo vivere di rendita qui a Pietra Paola. Bisogna essere veri. Antonio Vitale, io fossi un onesto lavoratore mi dovessi già conoscere bene, da parecchio tempo pure. O ti sei dimenticato quando da ragazzino venivo a lavorare per quella banana di tuo padre? All'epoca già io le maniche le avevo rimboccate, ma fino a qui. E quando ho caldo, caro Antonio, io me ne vado al mare. Tuo padre, tua buon'anima di tuo padre, iniziava alle 5 di mattina a dire che muove Antonio già con me. Muove Antonio. Sì, è vero, lui veniva, ma intorno alle 2 del pomeriggio. Tutto bello gelato, il profumato, il cremato. Ma tu a Lupo Comune ci va alle 2 del pomeriggio? Tutto di chiuso, Antonio. Per quanto riguarda i consigli comunali, io fino all'ultimo sono stato accanto a Luciano Pugliese e questo si può pure constatare. Una parte della gente di Pietra Paola 5 anni fa mi ha voluto come consigliere di minoranza. Beh, io ho rispettato questo ruolo fino alla fine. È vero, qualche volta ho mancato, ma non perché stavo a spasso, a girare, per lavoro. Ma tu dov'eri, caro Antonio? Sulle spiagge? Ma quale spiagge? Sulle spiagge della Sardegna forse? E poi mi dici, io voglio fare il politico, da grande voglio fare il politico, ma fino a mucca fatto. Bravo! Cari cittadini di Pietra Paola, mi sento umiliato nel vedere persone mai viste qui a Pietra Paola. Silenzio, stupido! Petito! Ho notato una scena della piazza Rio. Sei un pettino! Calmi! Carissimi cittadini di Pietra Paola, mi sento umiliato! Carissimi